Allora, continuiamo con il nostro discorso sulla preghiera. Quali sono le condizioni per la preghiera? Diventa curioso che quando, un po' come è successo a Gesù, vero? Se vi ricordate, quando Gesù si trova pregando, un discepolo, appena finita la sua preghiera, gli si avvicina e gli dice: Signore, insegnaci a pregare, ti vediamo pregare, noi vorremmo anche imparare. Ricordati che i discepoli di Giovanni Battista sono stati ammaestrati da lui per imparare a pregare. Allora tu cosa ci dici della preghiera? E Gesù subito ha incominciato a recitare il Padre Nostro, a dire: voi dovete pregare così. In qualche modo, in modo parallelo, analogo, le consorelle di Teresa, le sue discepole, le monache, a un certo punto, vedendola pregare, le dicono: madre, e allora come facciamo per pregare? Come si prega? Vediamo che tu preghi, noi vorremmo anche imparare. E Teresa, curiosamente vi dicevo, incomincia dando dei consigli che sembrano non entrare per niente con la preghiera. Teresa insegna che per pregare dobbiamo prima creare un ambiente, avere delle disposizioni che sono disposizioni evangeliche, che sono disposizioni che ci permettono di vivere allo stile di Gesù. E queste disposizioni lei le chiama consigli, noi li abbiamo anche chiamati virtù, le grandi virtù teresiane. E come sono? Quali sono queste virtù? Teresa le enumera così: non pensate, carissime sorelle e amiche mie, che vi dirò tante cose, vi dirò soltanto tre cose che dovete guardare, che dovete conservare, alle quali dovete essere attente per diventare donne contemplative, per poter pregare. La prima cosa è l'amore, l'amore vicendevole. Dovete amarvi le une alle altre. La seconda cosa è il distacco di tutte le cose create. E la terza cosa è l'umiltà, che anche se, dice Teresa, la dico per ultima, è la più importante di tutte e le abbraccia veramente. Parliamo un po' brevemente di queste tre virtù. L'amore, il comandamento del Signore, quello che Lui ci ha chiesto proprio la notte in cui si salutava, congedava dei Suoi discepoli, la notte dell'ultima cena prima della Sua morte in croce. Lui ha detto: dovete amarvi gli uni gli altri come io vi ho amato. E Teresa, durante i primi capitoli del Cammino di Perfezione, ci insegnerà in cosa consiste l'amore cristiano. Possiamo dire che questi primi capitoli sono un commento al Vangelo, sono un commento al comandamento del Signore. Si tratta di vivere non mai più per noi, ma per gli altri, di pensare agli altri, di rallegrarci nei piccoli dettagli della vita, dei loro successi, di essere attenti ai suoi bisogni, di toglierci quelle cose di cui noi possiamo avere bisogno per darli agli altri. Il distacco, si insiste molto, e Teresa anche ne parla, del distacco come ascetica, come povertà, come rinuncia. Non è soltanto questo. Teresa parla soprattutto del distacco dei nostri progetti. Di nuovo, collegato all'amore, pensare più alle necessità, ai bisogni degli altri, prima di pensare a noi stessi. E l'umiltà cosa significa? L'umiltà è l'assoluta disponibilità. Non è un atteggiamento finto, che a Teresa non piaceva per niente, anzi dava abbastanza dispiacere vedere queste cose. Non si tratta di questo atteggiamento finto, dico, nel quale la persona dice: ma io non sono nessuno, io non valgo, non posso, non do. No, 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 questo Teresa non lo sopportava. Ciascuno deve essere consapevole, conoscersi bene, dirà Teresa, è importante che ci conosciamo, che sappiamo chi siamo, cosa posso dare agli altri. Però questo è il segreto: tutte le mie capacità le metto a disposizione degli altri. Sono capace di ascoltare perfino quelli che mi sembrano che non sanno tanto come me, che non sono così bravi come me, li ascolto per poter dire: ho imparato da te, tu mi hai fatto vedere qualcosa. Non rimaniamo chiusi in noi stessi. Questa è la vera umiltà, legata al servizio. Amore, distacco, umiltà. Se vi siete accorti durante il mio discorso, che il discorso cerca di essere il discorso di Teresa, tre virtù che sono legate tra di loro.
e che ci rimandano alla persona di Cristo Gesù. Gesù è quello che ha amato più di nessuno, Gesù è quello che ha vissuto il distacco assoluto di se stesso per mettersi al nostro servizio fino a consegnare la sua vita nella croce per la nostra salvezza. Gesù è l'umile per eccellenza, l'umile nel senso che tutto lo ha lasciato, tutto lo ha abbandonato, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, ha rinunciato perfino alla sua categoria di Dio per diventare uno schiavo. Le virtù di Gesù, vivere le virtù del Vangelo, ci prepara per una vita vera di preghiera, perché la nostra vita di preghiera non sia un inganno, perché non sia costruita sulle fondamenta della ricerca di noi stessi, della soddisfazione delle nostre necessità. No, la preghiera ci insegnerà a donarci, però deve esserci prima una nostra disposizione a questo dono. Aggiunge Santa Teresa una nota in più, che è la determinata determinazione. È importante non andare indietro, è importante essere fermi nella decisione di pregare. A pregare si impara pregando. E una volta che abbiamo creato questo ambiente, che viviamo queste virtù, bisogna dedicare tempo alla preghiera. Non possiamo andare indietro, non possiamo rinunciare a pregare alla prima difficoltà che incontriamo. E ovviamente ci sono delle difficoltà nella preghiera e ne parleremo anche un pochettino di questa cosa, però non possiamo arrenderci subito. Dobbiamo essere consapevoli della necessità di dare il nostro tempo al Signore e di darglielo a lungo. In 5 minuti non si prega, in 10 minuti non si impara a pregare. Abbiamo bisogno, come vi dico, di un po' di tempo, di periodi lunghi, perché lo Spirito possa agire in noi e perché noi possiamo davvero imparare a pregare.